si candida segretario naturalmente deve dire qualcosa di preciso sulla sua idea di partito e quindi anche di sistema politico e di Italia, secondo me senza concedere a quel che, troppo a quello che abbiamo visto in questi 20 anni, dove le formazioni politiche, i partiti sono state delle appendici, delle specie di protesi dei leader. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno con questo congresso di insediare una formazione politica aperta ma stabile che esprime leader pro tempore, perché il tramonto di Berlusconi è il tramonto di 20 anni, dove c'è stata troppa demagogia, troppo populismo, troppa semplificazione. Abbiamo bisogno di un sistema politico fondato su partiti nuovi. Questo è un punto che vorrei aver chiarito. L'altra cosa è che penso che nell'anima del PD debba esserci la tradizione di una sinistra democratica, e diciamo che non conceda troppo, diciamo, anche qui a dei concetti che abbiamo sentito negli anni 80 e che hanno fatto somigliare la sinistra più a una correzione della destra che neanche una posizione autonoma della sinistra. Quindi questi sono due punti che però adesso penso che poi nella discussione magari ci troverà il modo anche di discutere e di chiarire. E infine penso, a differenza di Fioroni, che ho visto che ha avuto una svolta un po' sovietica, che non ci sarà un candidato solo in questa nostra vicenda, adesso appena saranno presentate le candidature, quindi ci sarà un dibattito, una discussione. Per me che ci siano maggioranza e minoranza è una cosa buona, perfino logica, in un partito come il nostro, non devono essere sulla falsariga di come dire, tradizioni identitarie. Ecco, il rimesso. Chiunque faccia una proposta deve farla di rimescolo, perché stiamo parlando di PD. Attualmente cercherò di valutare tutte le posizioni che ci sono dei candidati in campo, ho letto le note di Cupero, certamente sono interessanti. Quello che mi preme sottolineare è che queste idee che cerco di esprimere mi piacerebbe fossero ospitate in una soluzione che sia comunque una soluzione da PD, una soluzione che coinvolga diverse esperienze, diverse culture. Si può dire che oggi hanno vinto quelli che erano in quella sala macchina? No, ma la strada è lunga, lunga. Una cosa, lei però stasera ha fatto capire che con un altro Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto per Napolitano, forse lei otteneva l'incarico. Se non abbiamo capito. Io non ho niente da rimproverare Napolitano. Certamente noi in quel frangente ci siamo indeboliti in un modo radicale, quindi non c'era niente d'altro da chiedere a Napolitano, francamente. Non ci fosse stato quel passaggio, probabilmente le prospettive sarebbero state anche un po' diverse, potevano essere diverse.